emigriamo per un giorno dal Pianella, andiamo a Lograto per l'Ara Day. Pietro, una giornata da veri cani con la C maiuscola, possiamo dirlo? Sì, una bella giornata, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, i ragazzi l'hanno organizzata anche l'anno scorso. Io sono cresciuto in questa società, Tista da 5 Lograto, e è sempre bello tornare, poter riunire tanti ragazzi, gente giovane, meno giovani e vecchi, tutti quanti, ed è bello, insomma, mi fa tanto piacere essere qua, insomma, è casa mia, quindi non devo neanche descriverlo. Quindi Lograto, che è terra di pallacanestro, come ci hanno confermato prima tuo papà, ci ha confermato un sacco di gente che qui la pallacanestro è vera religione. Ma qui è molto simile a Cantù, è il primo sport della pallacanestro mani basse, al contrario di com'è l'Italia, mentalità italiana, che il calcio è il primo posto. Qui veramente si vive di pallacanestro, e è un piccolo paesino, ovviamente non grande, non è una cittadina come Cantù, però questa similitudine in questa cosa è molto simile a Cantù. Bellissima giornata, noi ci siamo già tesseratevi per l'Ara Fans Team, come abbiamo fatto Vezzoli, Alessandro Vezzoli, Walter Gorini che è dietro. Io mi sono tesserato, quindi tutti tesserati, e vi danno anche la maglia con scritto Aradori Cagnaccio, come dargli torto. Dal canile di Lograto è tutto, sembro di pre per il sociale. Dal canile di Lograto è tutto, ci vediamo al prossimo Ara Day.